Immagino la tua soddisfazione e la tua gioia nel calcare ormai con frequenza il campo d'allenamento e non solo insieme ai compagni della prima squadra. Sì, sì, per me è un piacere allenarmi con la prima squadra e imparo un po' anche dai grandi. Un'annata molto importante per te, è arrivato il tuo primo contratto da professionista, la tua prima convocazione con la prima squadra di Fabio Grosso, insomma il percorso intrapreso è un percorso molto importante, sì, il tuo. Sì, sì, ringrazio anche il mister della prima squadra, poi il mister della primavera che mi sta aiutando molto. Primavera che è in lotta per un traguardo molto importante, siete adesso nel campionato Primavera 2, puntate ad entrare nella griglia dei playoff per poi tentare la scalata alla promozione. Sì, sì, vogliamo raggiungere l'obiettivo di andare in Primavera 1, la nostra prossima partita è contro la Cremonese, cerchiamo di far bene per raggiungere il terzo posto. Prova a descriverti un attimo, che giocatore sei? Io sono un giocatore fisicamente un po'... Cioè, non grosso, però con i buoni piedi e con buone qualità. Da chi prendi esempio? Chi è il tuo idolo da ragazzo, anche se lo sei tuttora, perché ricordiamo sei un classe 2000? Beh, io vorrei fare il percorso che ha fatto Jorginho, che è cominciato con la Dallas. Poi fisicamente siamo un po' uguali, però la mia strada è ancora lunga, lui ormai è già arrivato, è lui. Che impressione ti fa lo stadio Bentegodi? Tu che ti alleni anche con frequenza all'antistadio, vedere questo gigante di cemento al tuo fianco, che emozioni ti prova quando calchi quel terreno di gioco? Tanti, tanti, perché io non ho mai visto una tifoseria così, che urlo tutto il tempo e speriamo che possa fare anche una partita lì con tutti i tifosi. Anche perché adesso c'è Traoré che insomma è proprio dalla primavera, adesso sta conquistando fiducia nella squadra di Fabio Grosso e ha già esordito in quel di Perugia, quindi insomma c'è tutto per Donnalecce, quindi c'è tutto perché non sia solo Traoré a esordire con la prima sì, squadra. Sì, speriamo anch'io, dai.